Ciao ragazze, oggi vi faccio la recensione di un nuovo marchio che probabilmente avrete già un po' sentito nominare in giro perché stanno uscendo fuori varie recensioni. Questo marchio è appunto Glossip Makeup. Mi ha inviato alcune cose circa metà, fine gennaio, quindi di molte vi posso già dire che cosa ne penso. Siccome mi ha inviato veramente un bel po' di prodotti, ho deciso di raggrupparli tutti in una review e non magari sparsi nei promossi o bocciati. Appunto, spero che non vi dia fastidio questa cosa. Glossip è un marchio made in Italy, diciamo come negozio simil Kiko, diciamo così, io l'ho visto solo da lontano, non ci sono ancora entrata. E i prezzi sono un pochino più alti rispetto a quelli di Kiko. Ci sono già alcuni negozi in Italia, io so appunto quello di Bologna in via Indipendenza, che spero di andarci appunto il più presto, insomma, non so quando, però spero di andarci. Poi so a Genova, non so se anche a Milano, e comunque anche nel sud Italia pian piano nasceranno vari negozi. Comunque si può acquistare online dal sito, dal loro sito. Le spese di spedizione credo siano sui 5 euro, 5,90 credo. Vi faccio la mia recensione, vi dico che ho un bocciato, tre promossi di cui due mi piacciono da morire e alcuni ni. Come diciamo normale che sia, non è che, cioè non ti può piacere tutto. Almeno credo, cioè, non lo so poi. Parto subito dal bocciato, che è, ahimè, un ombretto. Io ho tenuto tutte le confezioni, però poi dopo le butterò, cioè non è che le ho tenute solo per farvi vedere. Ed è un ombretto duo compatto luminoso. Ed è lo 01, che si chiama Once Upon a Time, come il mio telefilm preferito praticamente. L'ombretto in questione è questo. Appunto, da una parte è rosato, dall'altra è tortora. Probabilmente ora starete vedendo le immagini dell'ombretto applicato, perché appunto di alcuni prodotti vi volevo far vedere l'applicazione, per farvi vedere meglio appunto il risultato. Comunque, lo boccio essenzialmente perché scrive pochissimo, veramente pochissimo, soprattutto il rosato. Allora, questo è lo swatch sulle dita. E come vedete, quello rosa è proprio un, non so, più che altro una sorta di illuminante sul rosato, ma molto molto blando, veramente. Avete visto anche applicato sugli occhi che è veramente molto, secondo me, bruttino proprio perché si vede pochissimo. E questo tortora ancora, diciamo, però bisogna fare molte, molte passate. Ecco, vediamo così. Ecco qua, così 2 o 3 volte si vede un pochino di più. Rosa neanche tanto. Questo, gli ombretti 2 costano 7,90 euro, me li sono scritti e non vale assolutamente la pena secondo me per questo qui. È veramente poco poco pigmentato e non so se è solo questo perché poi ho visto anche la mia amica Miss Penny 09, qui mando un bacione, vi metto il suo video qua sotto, sempre di Glossip. Lei invece ha un ombretto duo di un altro colore, l'azzurro, e il suo scrive benissimo. Quindi non so se è proprio questo che hanno fatto proprio così apposta, l'hanno voluto far poco scrivente, oppure dipende anche dai colori, quindi varia la scrivenza in base ai colori. Non lo so, però questo assolutamente io personalmente non ve lo consiglio, mi dispiace tantissimo anche perché si chiama appunto Once Upon a Time. Vabbè, pazienza, probabilmente insieme l'effetto è bello, non so. No, per carità.
mischiato insieme, sembra questa cosa qui che è tipo sporca. No, no, non mi è piaciuto assolutamente. Veniamo ai promossi invece, che sono tre, tra cui due che mi piacciono da morire. Il fard compatto, il numero 06, che si chiama Doll, che è questo fard che sembra tipo sparaflesciato, un arancione sparaflesciato. In realtà è quello che indosso, non so se si vede, comunque vedrete sicuramente adesso le immagini del blush applicato. Ed è un blush veramente molto bello, luminoso, molto molto pigmentato, assolutamente pigmentatissimo. Però quando si fonde benissimo poi sulle guance, poi va ovviamente dosato, io lo doso molto bene. E dà veramente questo effetto bon mine, come si suol dire, questo effetto molto di guance sane, naturali, molto luminoso pur essendo completamente matte. Veramente bellissimo. Tra l'altro ho letto sul sito che contiene aloe e estratto di bardana, che è un componente che serve per sebo, come sebo regolatore, quindi per regolare il sebo, eccetera. Una chicca in più che ho trovato molto carina. Quando l'avevo visto ho detto, ma quando mai lo userò un blush così forte? In realtà invece dosato bene, eccetera. Questo adesso ne ho messo parecchio, però dosato bene dà veramente un bel effetto di guance sane, bellissimo, lo userò penso tantissimo questa primavera e quest'estate. E se vogliamo trovare diciamo una pecca è magari la durata, non dura poco perché comunque 3-4 orette le dura, però non dura proprio tantissimo, ecco, quindi magari se volete una durata migliore, magari applicate qualche ombretto in crema come base. Ecco, questo qui costa il blush 8,90 euro, insomma, non costa poi pochissimo, scadenza di 18 mesi. E tra l'altro comunque è carina anche la confezione, perché non so se vi ho fatto vedere allo specchio, che è zozzo, vabbè, fatemelo pulire, eccolo, che ha anche lo specchietto, comunque piccolino da borsetta, veramente mi piace tantissimo. Ho visto sul sito che c'è anche un altro colore interessante sul rosa fucsia. Ci farò un pensierino magari con i saldi, sicuramente verso luglio così metteranno i saldi. E un pensierino per questo blush ce lo farò perché comunque appunto costa 8,90 euro, non costa poi poco, ecco. Super promosso, mi piace tantissimo anche questo, il rossetto volume avvolgente. Ce ne sono due se non sbaglio di rossetti di questa marca, rossetto luminoso e questo qui, rossetto volume, che vi straconsiglio. Quello che indosso ed è coprentissimo, che è un bellissimo rosso che dalla confezione sembra molto rosso classico, rosso. Si chiama appunto Let's Red e sembra quasi un classico rosso. In realtà sulle labbra, sì, è proprio quello che vedete, sembra quasi un rosso fragola, per quello mi piace tantissimo che non ho un rossetto rosso così ed è molto molto confortevole sulle labbra. È molto cremoso, ma non è di quelli cremosi che vanno in giro dappertutto, cioè quello lo mettete e rimane lì. E ha anche una buona buona durata, diciamo che circa 3 orette ve le fa tranquillamente. Poi una volta diciamo andato via, come dire, il grosso tra virgolette, vi rimangono un po' le labbra pigmentate di rosso, veramente bellissimo. E di solito quando ci sono scritti rossetti, rossetto volume, non ci do mai, come dire, non ci credo mai, perché sono quelle cose che si dicono, sì, rossetto volume, ma in realtà non dà volume. Non so se è un effetto ottico, sicuramente sarà un effetto ottico, ma sembra veramente che dia più volume. Sarà perché è molto cremoso, ma e riempie quasi le labbra molto bene, che dà quasi un pochino di effetto volume, lo dà. Quindi questo è consigliatissimo.
E questo costa 8,50 euro, non poco, però ci sono tanti altri colori molto interessanti e con i saldi anche qui ci farò un pensierino, soprattutto con questi due ci farò un pensierino per comprare altri colori, veramente molto carini. Un'altra che mi è piaciuta, che consiglio, non mi ha fatto entusiasmare quanto quelli lì, però mi è piaciuto, ma più che altro per il colore, perché mi hanno dato lo 04 ed è una cipria compatta. Cipria compatta, è fatta così ed è la numero 04 ed è un pochino più scura rispetto alla mia pelle. Io l'ho usata sia con il piumino, questo è di Elf, il piumino che tra l'altro di Elf ci sta perfettamente, infatti vedete se per i ritocchini o così, e però vedete che con la spugnetta è veramente molto scuro. Mentre con un pennello classico da cipria molto poco fitto, tipo questo, l'ho usato, tipo questo qui che è poco fitto, questo qui è della Elite che si trova al supermercato e all'Ipercop, l'ho usata e quindi diciamo che è una buona cipria compatta, colorata, molto setosa e opacizzante. Vedete, questa è la colorazione. Più che scura, un pochino più sul giallognolo. Non so se si vede. Si vede poco, sì. Più che scura, appunto, più per il sottotono giallo, ecco. Questa mi pare che costa 9,90. Insomma, non poco, però comunque, come avete visto, ha un effetto. Infatti, Golden Sunset si chiama. Infatti, più che scura, è più sulle tonalità dorate, che insomma su di me, non, avendo un sottotono rosato, non sta proprio bene, però è molto buona come cipria. Oh, mi è piaciuto anche, devo dire la verità, mi è piaciuto, sì, devo dire che all'inizio era un nì, in realtà adesso anche riprovandolo dopo qualche tempo, quindi sì, la formulazione è diventata un pochino più pastosa e mi è piaciuto di più, è il mascara Super Volume Extra Black, no, Ultra Black, mascara Super Volume Ultra Nero. E vi dicevo all'inizio, la consistenza di questo mascara era molto fluida, quindi non, sì, aveva un effetto molto naturale, niente di volumizzante. Passato un po' di tempo è diventato un pochino più pastoso il mascara e mi ha dato veramente un bellissimo effetto di volume, mi è piaciuto molto. Questo è lo scovolino e sì, effettivamente si sente proprio che è diventato un pochino più pastoso, quindi sinceramente ve lo consiglio. All'inizio magari se lo trovate fluido aspettate un pochino, perché dopo un po' ti dà un effetto volume molto interessante. Non mi sono segnata quanto viene il mascara, però mi pare sempre sugli, non so se sui 5 euro, non mi ricordo. Comunque io vi scrivo poi qui sotto nell'info box tutto quanto. Veniamo ai NI fondotinta wet and dry lunga tenuta. Non so se vi ricorda qualcosa, questa è la confezione. Non so se vi ricorda qualcosa questo fondotinta. Qua apriamo e abbiamo la spugnetta. Sì, esattamente, è molto simile al Soft Focus, famosissimo Soft Focus Compact di Kiko. Adesso vedrete comunque le immagini dell'applicazione e comunque vedete, tra l'altro ce l'ho anche indosso, vedete che ha un effetto veramente molto molto naturale e molto trasparente. Non mi ha coperto brufoletti, non mi ha coperto niente, non lo trovo neanche molto uniformante, sinceramente. Quindi lo metto nei miei proprio per questo, però io lo trovo molto buono, non tanto quanto fondotinta, proprio perché non copre niente, però è wet and dry, quindi si può usare asciutto da bagnato. Io da bagnato non l'ho usato proprio perché la tonalità che mi hanno inviato è la 04 Walnut, che ho già con la spugnetta è più scura, si vede proprio, mentre con il pennello che avete visto che ho utilizzato
quelli lì molto, molto semplici, molto poco compatti, comunque il risultato è abbastanza naturale. È un nì più sul promosso proprio perché è effettivamente a lunga tenuta, cioè io l'ho messo l'altra volta alle 8 e mi sono struccata tra le 6 e le 7 di sera. E sul batuffolo c'era ancora tutto il fondotinta e la mia pelle era completamente opaca ancora, quindi mi ha tenuto la lucidità benissimo tutta la giornata e non ho applicato, quando metto questo praticamente non applico cipria perché non serve. E quindi io più che fondotinta lo definirei una cipria colorata per me. Quindi proprio perché opacizza molto bene, dà, vabbè, essendo comunque un pochino più scuro rispetto alla mia pelle, dà un pochino di colore sano al viso e appunto è a lunga tenuta. Però lo metto nei nì proprio perché non copre nulla, non uniforma, non è un fondo, cioè, non so, definirlo un fondotinta è un po'. Boh, azzardato, non so come si comporta, sicuramente con la spugnetta e bagnato è molto più coprente, sicuramente, però appunto essendo più scuro non lo posso usare su di me. Questo costa 11,50 euro, quindi non costa poco, scadenza 18 mesi e io lo utilizzerò sicuramente quest'estate quando giusto voglio opacizzare il viso o comunque anche come cipria. Ho un nì più sul bocciato che però non c'entra niente. Questo era un nì più sul promosso, diciamo. Questo è un nì più sul bocciato che non è un prodotto di make up, bensì un gel contorno occhi rinfrescante, borse e occhiaie. È fatto così la confezione, come le classiche pennine illuminanti. Come vedete è verde, si pigia qui e esce il contorno occhi, che è verde, ma poi vabbè, ovviamente non è che diventate Hulk, si sfuma e diventa trasparente, vedete? Il profumo non mi piace. E vabbè, ma non ho, vabbè, io non ho borse, quindi non vi posso dire sulle borse, ma sull'occhiaia, vabbè, non fa niente. Non l'ho trovato particolarmente rinfrescante, sinceramente. Sì, ok, se lo mettete in frigorifero, vabbè, tutto è rinfrescante se lo mettete in frigorifero. Ma tra l'altro è un nì più sul bocciato proprio perché è appiccicaticcio. È appiccicaticcio. Cioè, non, si assorbe abbastanza velocemente, ma cioè, se voi fate così sul vostro contorno occhi rimane un po' appiccicaticcio, quindi per quello non mi piace tanto. Non ho controllato questo quanto costa, ma insomma, non ve lo consiglio questo, sinceramente. Poi ci sono tre prodotti di cui ancora non vi posso dire la mia opinione perché ancora li devo provare, però ve li faccio vedere comunque in questo video e vi ne parlerò nei promossi e bocciati prossimamente. E una è la matita occhi effetto casale ed è la 01 Black Sky, che è quella che indosso. Mi piace tantissimo la colorazione perché è un nero, ma non nero nero nero, cioè non nero, ma è un pochino sul blu, nero blu. Black Sky è molto molto carino, molto morbida. Come vedete dall'immagine, scrive molto bene, molto morbida. Scrive anche all'interno dell'occhio, ma sto già notando che sta andando via, quindi all'interno dell'occhio non resiste, ve lo dico già, senza applicare magari ombretti o cose del genere. Vi farò sapere prossimamente se insomma dura e cose del genere. Poi ho la Terra, la 02, mi hanno inviato, che non ho ancora provato essenzialmente perché è più scura rispetto alla mia pelle, vedete? Quindi adesso vedo se è proprio scura. Faccio vedere. Là. Lo swatch è questo.
Sarà difficile utilizzarla, però la voglio provare su mia mamma quando verrà qua. Vediamo se a lei va bene, perché è un po' più scura di me, quindi magari a lei potrebbe andare bene, altrimenti la regalerò perché non la posso usare essendo così scura. E infine il primer. La base trucco levigante e riempitiva, questa non l'ho ancora provata, non l'ho ancora neanche aperta, proprio perché è un prodotto che uso pochissimo. Ho intenzione di provarla sul contorno occhi dove ci sono le piccole rughettine di espressione per vedere se fa qualcosa, diciamo. Questo è prodotto sa di siliconi puri. Ovviamente è un prodotto molto siliconico, quindi vi farò sapere anche quando verrà qua mia mamma per Pasqua, glielo proverò. Visto che insomma lei ha più di 50 anni, quindi ha una pelle più matura, voglio vedere come reagisce, com'è sulla sua pelle e vi farò sapere. E ricapitolando, vi straconsiglio il rossetto linea volume 08 Let's Red e il blush 06 Doll, che sono stupendi, mi piacciono tantissimo, veramente tantissimo. Se avete provato qualche altra cosa di questa marca, fatemi sapere, così io me lo segno più avanti quando passerò dal negozio, quando ci saranno dei saldi, così ci farò un pensierino. Magari se avete fatto anche qualche video riguardo Glossip, mettetelo qui sotto nel video di risposta, che così è utile anche per vedere altri prodotti, per avere una maggior insomma, per saperne di più su tutti i prodotti, che insomma è sempre utile. Che questa marca sia interessante, cioè ci sono alcuni prodotti, anche ho visto anche altri video, ci sono alcuni prodotti interessanti. Cioè, ho visto sul sito un rossetto liquido a lunga tenuta, non è male secondo me, da provare, sicuramente da provare, però appunto i prezzi non sono proprio economici, quindi magari ecco io aspetterei i saldi sinceramente a luglio, tanto non è che manca tantissimo, quindi o comunque fanno qualche promozione anche sul sito, se la faranno eccetera. Trovo che sì, sia comunque un marchio da guardare e insomma, da scrutare, ecco qui. Niente, spero che vi sia stata utile la recensione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!